Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Una buona serata, un saluto caro a tutti, ai sacerdoti, alle autorità militari, al sindaco. Siamo raccolti in preghiera in questa memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. A lui affidiamo l'intercessione della nostra preghiera. Guardando a lui vogliamo riconoscere un modello di discepolo di Gesù, un modello forte nella vita di fede, un modello forte nell'annuncio del Vangelo, un modello forte nella guida della Chiesa. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Abbiamo ascoltato l'inizio della prima lettura, che inizia proprio con queste parole: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza. Giovanni Paolo II lo ricordiamo tra le altre cose proprio per il suo annuncio forte, come ricordava all'inizio della messa, l'annuncio forte del Vangelo, della buona novella, l'annuncio forte a tutti, al mondo, alla Chiesa, l'annuncio forte sulla verità dell'uomo, l'annuncio forte sulla fede. E questa sua parola forte, chiara, la ricordiamo in diverse circostanze, in modo particolare rivolta ai giovani nelle tante giornate mondiali, questi appuntamenti così particolari, rivolti ai giovani di tutto il mondo. Lo ricordiamo anche nel suo insegnamento forte, ad esempio, nella Valle dei Templi, in Sicilia, ad Agrigento. L'annuncio forte rivolto alla mafia, contro la mafia. Una buona parola, la sua. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è poi il fondamento di quella che dovrebbe essere la forza di ogni persona, la forza di ogni cristiano, di ogni discepolo di Gesù, la forza per essere persone di fede, persone che lasciano entrare il Vangelo nella propria vita. E questa forza ha un nome, e il nome di questa forza è amore. Gesù risorto interroga San Pietro, la guida del gruppo degli Apostoli, la guida della Chiesa, per ben tre volte proprio su questo contenuto,
così fondamentale, così importante, l'amore. Ecco, chiediamo in questa Santa Messa al Signore che ci aiuti a comprendere qual è l'essenza di una persona, l'essenza di ogni vita, l'essenza della Chiesa. O Signore, che hai inviato gli apostoli in tutto il mondo per portare la tua parola di salvezza, fa che il Vangelo di Gesù sia sempre predicato e vissuto in ogni angolo della terra. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il nostro e la sua santa Chiesa. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, beati Pietro e Paolo, i gloriosi martiri, San Giovanni Paolo II, i santi patroni, Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone, tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri susciti in noi la fiamma di carità che alimentò incessantemente la vita di San Giovanni Paolo II Papa e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Vorrei al termine di queste giornate un po' ringraziare tutti, a partire da Natalino con l'associazione di Giovanni Paolo II e la sua Presidente, che ci hanno dato, come ci ricordava l'Arcivescovo, la bella possibilità di fare una pastorale giovanile molto particolare. Sono stato contento di vedere questo tempio così antico che si riempiva di così tanti giovani. Grazie all'Associazione per il lavoro instancabile che fate. A lei, Eccellenza, do il bentornato, perché questa è casa sua, quindi non la ringrazio, ma la accolgo volentieri di tutto cuore. Con lei accolgo anche Don Franco e Don Giovanni, che si sono voluti unire a questo rendimento di grazia. Ringrazio anche il Sindaco con le autorità civili e militari. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
sono la serva del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
offriremo questa immagine di Giovanni Paolo II, che come che consegniamo alla nostra città. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, corona di tutti i santi, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare, esponendo la venerazione del popolo cristiano, una nuova immagine di San Giovanni Paolo II, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa benedizione. Offrendo alla devota attenzione dei fedeli le immagini dei santi, la Chiesa Madre vuole porre sotto i nostri occhi le figlie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e in morte, perché, innalzando lo sguardo alla città futura, possiamo scorgere la via per la quale i santi sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli, ci amano, ci soccorrono, intercedono per noi, in forza del misterioso vincolo di comunione tra i membri della Chiesa pellegrina nel mondo e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del Cielo. Nella nostra città vuole ricordarci anzitutto un esempio buono di vita, un modello di pace, di rispetto dei diritti umani, qual è stato il pontefice Giovanni Paolo II. Preghiamo. Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore questi tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine di San Giovanni Paolo II, amico di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E adesso vorrei lasciare la parola a Don Franco e al nostro sì. Come abbiamo ricordato in questo rito della benedizione e della esposizione alla venerazione dei fedeli della immagine del Santo Padre San Giovanni Paolo II, diventa per noi, ecco, un punto di riferimento, ecco, nel nostro cammino. Io innanzitutto rivolgo il mio saluto alle autorità civili, militari e religiose qui presenti, un caro saluto all'Arma dei Carabinieri e, consentitemi, un saluto affettuoso alla famiglia Coletta e alla signora Margherita che è qui con noi oggi in questa emozionante giornata, emozionante cerimonia. E coincidenza bellissima, perché la signora Coletta è la moglie del brigadiere Giuseppe Coletta, che ha perso la vita durante l'attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003. Biceglie ha pagato un tributo importante a Nassiriya e a quel vile atto, un tributo di un altro eroe che con la sua vita ha dimostrato nei fatti quello che Giovanni Paolo II ha cercato di testimoniare
durante tutto il suo pontificato e tutta la sua vita. Cioè che la pace, quella tanto sospirata pace, tanto ricercata pace, in realtà ciascuno di noi deve trovarla nelle sue azioni quotidiane. Ogni giorno deve custodire in sé la volontà di realizzare la pace. Quindi oggi io sono particolarmente contento di inaugurare questa aiuola, questa nuova statua, di testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale. Consentitemi un po' di emozione, perché questa è la prima volta che io inauguro un'opera e non è un caso che il nome del sindaco non è riportato sulla stele. Io credo che quando si fanno cose buone il merito sia di tutti, di tutta la comunità, di tutta la collettività. Non c'è bisogno di specificare. Quindi l'amministrazione comunale è vicina all'Associazione Giovanni Paolo II, è vicina e ringrazia la famiglia Coletta e Margherita Caruso, è vicina all'Arma dei Carabinieri ed è riconoscente all'Arma dei Carabinieri per tutto quello che fa per la pace. Impegno incredibile. Ringrazio a nome di tutta la comunità della cattedrale e la parrocchia dei Santi Matteo e Nicolò. Sapete, in questi giorni, nella giornata di ieri, io con lui ho visitato alcuni anziani, alcune famiglie che vivono situazioni di disagio. Lui l'ha fatto anche nel giorno precedente e ci siamo recati nei luoghi dove abita Gesù e con lui ho avuto la grazia di condividere questi momenti. È stato un doppio dono che ci hai fatto, Padre Mario, quello della Madonna, che in questo santuario veneriamo così tanto, e anche quello della tua presenza. Ricordi, ieri ci veniva detto che è Gesù che tramite te è entrato in una casa, e benedico il Signore per il dono che sei stato. Grazie Don Giuseppe, grazie all'Associazione Giovanni Paolo II, Natalino, con cui ho avuto contatti da un po' di tempo, dovevo venire l'anno scorso, poi c'è stato il cambio del Vescovo, no? Il cambio del programma, e sono riuscito quest'anno, dato che stavo ancora qui abbastanza vicino in Abruzzo, e non era tanto lontano, potevo venire. Mi trasferiscono adesso in Liguria, un po' lontano, sempre al mare, però io spero di ritornarci, perché qui mi sono sentito veramente molto bene, cose come a casa mia. Il vostro calore, l'ospitalità, tutta la città bellissima, l'ho visitata un pochino, non avevo tanto tempo, però l'ho vista un po'. La Madonna di Calvaria che ho accompagnato, dove sono stato per poco tempo nella mia formazione, lì abbiamo il nostro seminario, poi sono stato mandato in Italia, ho continuato e sono rimasto, però torno sempre in Polonia 2-3 volte all'anno e vado sempre lì a salutare la Madonnina nel suo santuario. Grazie a voi, preghiamo reciprocamente, io prego per voi, voi pregate per me,
con la mia nuova missione in Liguria, una parrocchia, ma spero di rivederci ancora. Io vi invito a venire in Polonia, organizzatevi, io vi aiuterò anche, abbiamo anche altri amici in Polonia con Natalino, santuario, case di accoglienza, possiamo avere una base vicino a Cracovia, vicino a Wadowice, vicino a Częstochowa, vicino ad Auschwitz, sono dei punti che si possono visitare benissimo. Allora, grazie di nuovo e arrivederci. Intanto siamo ancora insieme nella serata, no? Grazie Don Giuseppe. Adesso recitiamo insieme la preghiera che avete ricevuto dietro l'immaginetta. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu, nell'annuncio dell'angelo a Maria, hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso delle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione e l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. San Giovanni Paolo II. E adesso, da parte dell'Associazione Giovanni Paolo II, un dono per la signora Coletta, che possa essere il ricordo di questa giornata e anche non solo il ricordo di Giovanni Paolo II, ma anche di quello che il carabiniere dei bambini, a quanto ho letto e a quanto ho ascoltato, ha fatto. Io spero che questo esempio ci aiuti a costruire la pace in tutto quello che facciamo, perché nella fedeltà le piccole cose che poi si diventa in grado di fare le grandi. Se ci vuoi dire qualcosa. Cosa dire? Io devo solo ringraziarvi, perché io sono di origini siciliane, ho abitato a Napoli, adesso abito a Roma e sono di adozione di questi luoghi, adesso sono di adozione biscegliese pure, quindi cittadina del mondo, un po' come San Giovanni Paolo II, no? È una gioia ogni volta tornare in questo luogo, non so il perché ci sia questo legame, perché Dio abbia voluto appunto, anzi no, attraverso Natalino tutto questo è nato, perché è stato lui che ha lanciato l'idea e poi lo Spirito Santo ha fatto in modo che tutto si concretizzasse. Evidentemente ci sono dei piani misteriosi che ancora non comprendiamo, ma siccome ci si fida e ci si affida totalmente sempre a Dio, quindi si vede poi anche questa sera, questa comunione fra tutti noi ha portato già tanto frutto. Quindi alla prossima, a quanto pare ci vedremo spesso. Grazie di cuore, grazie. Io. La Presidente e la Vicepresidente stanno per accoglierci nel salone dove chiuderemo queste giornate di festa che hanno aperto Don Giuseppe il cammino del centenario. E chiaramente il ringraziamento va a Don Giuseppe, a Padre Mario. Chiedo a Padre Mario di portare il ringraziamento di tutta la comunità ai frati a Calvaria, Margherita e Maria, tua figlia che domattina ha gli esami di patente, perciò non è con noi. Un ringraziamento, permettetemi, di cuore va chiaramente a tutti quelli che in questo lungo mese ci sono stati accanto. Non me ne voglia nessuno se faccio alcuni nomi, ma devo farli, Don Giuseppe. Devo ringraziare Gianni, devo ringraziare Carmela, Giovanna, tutti i rappresentanti dell'Azione Cattolica, i ragazzi, i giovani, perché dicevo qualche giorno fa, quando un'opera è buona e ci sono difficoltà, la comunità si è stretta e mai come questa volta ho sentito l'affetto e l'amore di questa comunità, e questo è il regalo più bello che mi è stato dato in questo momento. E buon proseguimento di serata a tutti. Ci vediamo di lì.